Ciao a tutte ragazze! Allora, altro video spacchettamento passione unghie del mese di novembre. Ne ho approfittato per il Black Friday. Allora, parto subito veloce, tanto non c'è niente di impressionante, insomma. Omaggino, passione unghie, la lima che sta arrivando in questo periodo. Riesco a tirarla fuori. Grana 100 e questa volta non è rosa ma è argentata come quella di Natale dello scorso anno. Questa lima qui, sempre gradita. Poi ho preso questo pennellino qui che è il... Fatemi vedere subito. Pennello Trendy Micro. Bellissimo. Veramente, veramente. Bellissimo, è il micro appunto ed ha questa punta micro, proprio vedete, proprio piccola 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 questa qui. Vediamo. Insomma, c'è questa puntina, ok, così la vedete, eccola qui, proprio sottilissima. E l'ho presa per andare a fare delle nail art comunque sottili, come i fiocchi di neve. Ho visto che un pennello che ho io è abbastanza grande, troppo grande, e non mi era utile, insomma, non riuscivo a fare tanto dei tratti piccoli. Poi ho voluto prendere Cool Pink, il cover, da 15 ml. Allora, adesso questo qua è tipo come i semi permanenti, chiusura dei semi permanenti. Un attimo che trovo la forbice. Allora, ok, vado ad aprire un attimo, se riesco, se no lo taglio, faccio prima così. Allora, è un po' complicato da aprire questo. Mannaggia loro che hanno fatto un pack così. Cioè, metterci l'etichetta sopra è buona. Cosa serve che andate a fare tutto questo pack chiuso con questa etichetta qua super adesiva? Vabbè. Allora, cover Cool Pink da 15 ml. Ed è di questa bellissima tonalità. Lì in camera risulta più caldo quando in realtà è più freddo. Sì, in realtà è molto molto più freddo. Qui sembra tipo un cipria, ma in realtà è più freddo decisamente, più chiaro e più freddo comunque. Bellissima, bellissima tonalità, che adesso magari provo a cambiarvi luce per vedere se ve lo fa risaltare nel modo corretto. No, ancora troppo. No, niente, risalta troppo rosa, quando in realtà non è rosa. Vediamo. Niente, ragazze, comunque è tipo, vedete qui questa tonalità chiara. Cioè, chiara così nel senso. Vabbè, pace. Non sto qui a dilungarmi troppo. Comunque, è una bellissima, bellissima tonalità. Che poi andremo a stendere sul tutto. Ok, vado a buttare questo. Ok, poi come diciamo acquisto serio. Ho voluto prendere questa qui, la Practice Hand di Passione Unghie, appunto. L'ho voluta prendere per esercitarmi nelle prove, insomma, nell'art, nelle ricostruzioni, nelle forme sottovetro, già che non volevo distruggermi troppo le unghie, perché sennò ogni settimana dovevo farmele. Ho deciso di prendere la mano. Allora, la mano io adesso l'ho già aperta e tutto. Arriva comunque ben imballata. Allora, la scatolina arriva tutta nel pluriball e anche la mano arriva avvolta nel pluriball. Dentro questo sacchettino qui, che a me sinceramente fa molto senso, ragazzi, vi giuro fa veramente senso.
Quindi la cerco di togliere subito perché... Allora. Qui abbiamo comunque il gancio da attaccare al tavolo con la pellicolina così. Questo qui appunto è per fare la da ventosa. Qua ci va la mano e comunque questo è modellabile. È molto molto rigido, molto duro, però appunto è modellabile. Arriviamo alla manina in questione. Questa manina qui. Scusate se è un po' sporca, però mannaggia, questo materiale qui si riempie di peli, peletti, cioè avendo comunque cani che girano per casa, sulle coperte, cose così. Vedete, si è già bene impregnata di brillantini. Vabbè che c'è scritto che si può lavare con acqua e sapone, però mannaggia, è già tutta bella sporca. Vabbè, perdonatemi. Comunque, questa è la mano in questione, è pesantuccia, che è pesantuccia, rifinita così comunque veramente fatta fatta bene. Queste sono comunque le unghiette sempre morbide, non sono in plastica, nel senso non sono finte di plastica, sono morbide. Sono modellabili, comunque come potete vedere si modellano tutte, proprio potete metterle storte così. Ok, non facciamo cose strane perché sennò poi YouTube ci disostra il video. Comunque un'ottima mano per la prima impressione, che adesso comunque vedete come sono fatte anche le rifiniture delle vene, cioè veramente fatta bene, porca vacca, anche qua, cioè veramente, a parte il dito storto, ora è ancora più storto, è veramente veramente fatta bene. Bravi, bravi, passione unghie, fatta bene, bene, bene. E questa comunque è la manina in questione. Niente, ragazzi, andiamo a stendere il cover e abbiamo finito. Ok, ragazzi, allora sono andata a bufferizzare un attimo la tip. Andiamo a prelevare una piccola quantità di cover, che è bello densino. Allora, questi pennelli dei cinesi fanno veramente, veramente schifo. Mamma mia, ragazze, come fanno schifo. Vi giuro, sono osceni. Ok. Sono davvero osceni, ma osceni, 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 non so che altro dire. Fanno schifissimo, mamma mia. Cioè, per il colore non vanno bene, per il gel non vanno bene, perché cacchio vanno bene questi pennelli, per il nulla. Boh, vabbè ragazze, abbiamo steso il colorino intanto, è buono, quello che viene viene. Questo comunque è l'effetto del cover. E mettiamo qua, vado a scassare. Così. E questo è l'effetto di Cool Pink. E niente, ragazze, io vi mando un grosso bacione, noi ci vediamo alla prossima e ciao!